Marsilio contro il governo. In attesa dell'arrivo di 1,5 milioni di mascherine acquistate dalla regione, il governatore abruzzese contesta il calendario delle riaperture imposto da Palazzo Chigi. Marsilio infatti aveva già anticipato il governo per quanto riguarda il cibo d'asporto, mentre come disposto in un'ordinanza di oggi, parrucchieri ed estetisti abruzzesi potranno riaprire già dal 18 di maggio. Noi abbiamo chiesto al governo di cambiare prospettiva, non di fare oggi, o anzi, meglio, l'hanno fatto più di una settimana. Settimana fa un calendario che prevede delle rigide scadenze per le riaperture che non hanno di fatto nessuna reale base scientifica oggettiva, intanto perché i territori non sono tutti uguali e quindi anche le condizioni di pericolosità del contagio sui territori non sono esattamente le stesse in tutta Italia, ma anche perché è difficile convincersi che sia magari più pericoloso andare su appuntamento dal barbiere con tutte le precauzioni e con tutte le sanificazioni possibili e immaginabili da imporre a quell'artigiano, piuttosto che prendere l'autobus per raggiungere l'ufficio o la fabbrica. Dito puntato contro il governo anche per quanto riguarda i ritardi per la cassa integrazione in deroga. Colpa della procedura inadeguata, ha detto Marsilio, se la regione è rallentato è per analizzare le domande. Se ci fossimo sbrigati per fare propaganda, a trasmettere tutte le domande subito, senza esaminarle, senza fare istruttoria, senza preoccuparci di capire se erano complete o incomplete, errate o corrette, noi ci saremmo ritrovati con l'INPS che avrebbe dovuto rispedire indietro migliaia di pratiche e ricominciare da capo. Nelle intenzioni della giunta regionale anche la riforma del sistema sanitario. In Abruzzo infatti diversi governi che si sono succeduti, questo come quelli precedenti, hanno tagliato massicciamente le risorse della sanità pubblica. La regione vuole anche istituire un ospedale Covid per ogni provincia, poiché con ogni probabilità dovremmo convivere col virus ancora a lungo. L'Abruzzo ha bisogno di un nuovo modello sanitario perché quello che c'era lo hanno giudicato i cittadini da lungo tempo. E noi eravamo impegnati e siamo tuttora impegnati con il Ministero della Salute e il Ministero dell'Economia a un tavolo di rientro dove bisogna approvare una nuova rete e nuovi interventi, una nuova organizzazione anche territoriale della sanità. Enti ospedali Covid, nella nostra intenzione, dovranno essere allestiti in tutti i capoluoghi di provincia, rendere ogni ospedale capace di affrontare una presenza di malati Covid, perché questo consente al resto dell'ospedale di poter continuare a funzionare. Marsilio promette che nei prossimi giorni arriveranno anche i primi aiuti alle famiglie, 1.000 euro per ogni famiglia con disabili o 3 o più figli a carico, mentre il resto dei 5 milioni dei bonus sarà ripartito tra le famiglie con 2 figli. Spero di convincere il Consiglio regionale, ha dichiarato il Presidente, a stanziare altri 6 o 7 milioni per le famiglie con un unico o nessun figlio e per i single.